Siamo a SMAO Milano 2018 con Lucio Messina. Perché come local business, come ristorante, pub, birrerie, hanno da guadagnare da una buona presenza su Instagram? Beh, sicuramente essendo diciamo delle attività legate al territorio, quindi ristoranti, pub eccetera, hanno bisogno di portare della gente che sia attiva sui social ma del territorio. Questo per cercare di aumentare le vendite, comunque il rapporto con i clienti, e si va a strutturare una strategia local che solamente Instagram diciamo, permette di portare avanti con poco budget, perché infatti non parliamo di sponsorizzazione su Instagram, parliamo di organica, quindi la giusta interazione con i propri clienti, comunque utenti da fidelizzare. Di cosa è fatta un'efficace strategia Instagram a prova di local business? Ci sono best practice a proposito? Beh sì, io quello ho portato proprio una case study di un nostro cliente. Sicuramente, dato che siamo in un canale social molto visual, dobbiamo puntare sul contenuto. Quindi nel caso di una pizzeria, come quello che ho portato io, vanno realizzate dei contenuti, quindi delle foto sul piatto, come è stata la pizza, molto di qualità, per attrarre già l'attenzione dell'utente sui colori e sul diciamo, contorno che va associato all'immagine, quindi al contenuto. Poi seconda diciamo, funzione che deve esserci per forza attiva sono le CTA, quindi l'indicazione stradale, il pulsante chiama, la possibilità di inviare l'email all'azienda, perché comunque io arrivo sul profilo dell'azienda, del pub, ristorante eccetera, e vado a compiere una CTA o per informarmi di quello che tratta l'azienda, o anche per prenotare o magari perché no acquistare direttamente. Oltre a questo va fatta una giusta comunicazione in tempi di come stories, che comunque le stories oggi sappiamo su Instagram sono fondamentali, vanno fatte più di 15 stories al giorno, questa diciamo, è una tips che vi do per cercare di raccontare il più possibile la quotidianità dell'azienda. E poi una giusta interazione con il giusto numero di like, commenti e follow per cercare di portare più utenti possibili in target rispetto al vostro obiettivo. Quindi non diciamo, interagire con tutti gli utenti che ci passano sul nostro feed, ma solamente di interagire con giusti utenti che possono essere interessati al nostro prodotto o servizio. Grazie mille. Grazie a te.